Siamo con Walter Fantino, assessore allo sport del comune di Cuneo ai campionati di scherma. Che cosa rappresenta questa iniziativa per la città? Per la città questa iniziativa rappresenta un grande momento di crescita del circolo scermistico cuneese, un salto in avanti molto importante e dà la possibilità, per quanto riguarda anche la città, questi 2 giorni di avere su Cuneo e a Cuneo compagini di tutta la regione Piemonte e quindi anche congenitori al seguito. È la base per poter chiedere dal punto di vista schermistico anche al comitato regionale di avere manifestazioni ancora più importanti, perché il palazzetto dello sport si presta benissimo, voglio dire, ed è anche molto gradevole oltretutto da vedere. E poi c'è stato un risvolto importante per la prima volta, questo special fencing, quello di far scendere in pedana anche atleti di Amico Sport, e questi atleti hanno dimostrato che non esiste la diversità, perché si sono espressi anche loro davvero a un buon livello, dimostrando che l'allenatore del circolo scermistico cuneese anche lì ha fatto un'opera assolutamente meritoria, preparandoli anche in poco tempo. E insomma, c'è stato un passaggio sportivo, competitivo, che sono questi campionati regionali, e c'è stato un passaggio sportivo e sociale di grande inclusione, anche riservato agli atleti di Amico Sport, per cui penso che sia un momento importante su tutti i fronti, e che questa città meriti ancora manifestazioni anche più importanti, perché no, un campionato interregionale, per dire, di scherma. E tutto questo poi è anche di buon auspicio, perché prepara i lavori che partiranno nei prossimi giorni per la costruzione della palestra di scherma all'interno dell'area della palestra Cantore che abbiamo recuperato. E quindi penso che da settembre-ottobre la società scermistica di Cuneo, il circolo scermistico cuneese, avrà anche un contesto dove allenarsi assolutamente consono ed in linea con la grande crescita della società del presidente albanese.